Buon salve, bentornati su No Mamma Ammazzo. Oggi c'è un video molto speciale, molto particolare, che da tanto sto sperando di fare, insieme alla mia amica Fabiola Salmi, che avete già visto in un altro video in cui abbiamo parlato del Joker, del film con Joaquin Phoenix, della personalità di quel Joker. E in quest'altro video utilizzeremo sempre le sue doti professionali, perché lei appunto è una psicologa. Psicologa e Quasi, incrociamo le dita, psicoterapeuta. psicoterapeuta. Siamo qua nel suo studio oggi, quindi la location è diversa dal solito perché siamo proprio qui nel suo studio professionale. In questo, che potrebbe essere anche il primo di una lunga serie di altri video, se siete interessati, vorrei parlare con voi dei quattro colori della personalità, che sono, come si dice, così considerati dalla psicologia comportamentale, si può dire Sì. così? Sì. Ma perché voglio parlarne in un canale nerd? Ma perché io per primo ho fatto più volte nel mio lavoro questo test e tutte le volte che lo facevo mi rendevo conto che queste quattro personalità mi ricordavano qualcosa, legato alla mia infanzia, qualcosa legato alla mia vita, che sono le tartarughe ninja. Le tartarughe ninja rappresentano perfettamente, le quattro, grosse matrici di personalità della psicologia comportamentale. Per chi non le conoscesse, magari siete qui per ragioni psicologiche, quindi venite più dal canale di Fabiola piuttosto che dal mio, quindi vi dico, le tartarughe ninja sono quattro. Sono Leonardo, che magari vi metto qua in sovraimpressione, qua davanti. Sono Leonardo, che ha la bandana blu, Michelangelo, che ha la bandana arancione, Donatello, che ha la bandana viola, e Raffaello, che ha la bandana rossa. Ognuno di loro ha una personalità tipica, che però se andate a cercare nella psicologia comportamentale, i colori non vi torneranno precisamente. Per esempio, vi tornerà sicuramente il colore di Raffaello, che è l'unico Rosso rosso che combacia. corrisponde al Sì. rosso, Già mentre già Michelangelo. Michelangelo non vi potrete sbagliare perché è giallo il colore di Michelangelo, La sua personalità nella è sua giallo. personalità è gialla, poi andremo a vedere cosa significa. Mentre Donatello, che ha la bandana viola, ha la personalità blu nel test di psicologia comportamentale e Leonardo infine ha la personalità verde. Ovviamente a queste personalità corrisponde anche un appellativo, almeno trovate degli appellativi diversi. Io quando l'ho fatto al lavoro dicevano che il rosso è quello con la personalità impulsiva. Sai, amico, se avessi la faccia come la tua, cercherei di rimediare dandole un'espressione interessante. Che quindi è più Corretto. simile a Raffaello. Il viola è quello con la personalità riflessiva, perché chi conosce le tartarughe sa che Donatello è il genio del gruppo, quindi è quello che ha costruito il tartafurgone, che costruisce tutte le macchine ipertecnologiche, e quindi è quello che va più a vedere anche i dati tecnici di qualcosa, quindi riflessivo in questo senso. Lui è un po' il nerd, cioè quello che va a cercare proprio Il pelo il pelo nell'uovo. nell'uovo per sapere tutto. Potrei provarci, ma se la base dei dati è programmata, l'intero sistema potrebbe sparire. Fallo, sì, fallo. Ok. Poi abbiamo Michelangelo, che è quello più espansivo, che è quello che alcuni definiscono il cuore delle tartarughe ninja, perché è quello che parla proprio a cuore aperto. Andiamo, andiamo, dobbiamo incontrarci con Splinter, andiamo. Arrivo. Infine abbiamo Leonardo, che è l'impavido leader, che però si sa spesso cozza con Raffaello, perché secondo chi ha la personalità come Raffaello, quindi chi ha la personalità impulsiva, magari è lento nelle decisioni. Infatti, Certo. partiamo subito da Leonardo, che cercherò di memorizzare che nella grafica che imposterò ci sarà Leonardo, così sbagliamo la grafica, sto video. Esatto. Michelangelo, Donatello e Raffaello. Partiamo subito da Leonardo, che è quello che ci ha confuso l'altra volta, che potrebbe essere quello un pochino meno corrispondente, diciamo, alla tartaruga. Però adesso noi ve lo spieghiamo bene. Dunque, Leonardo
Leonardo è quello che ha la personalità amichevole, verde, diciamo. Sì, amichevole. Amichevole, e lo possiamo mettere nella parte, abbiamo messo qua, diciamo, il cervello, sì, nella parte sinistra. Quindi Leonardo e Donatello, quindi blu e viola, sì, ossia personalità verde e blu, stanno nella parte più logica, più razionale, quindi che tendono più ad analizzare le cose, più riflessivi, tanto che appunto anche prima abbiamo detto Donatello è uno che riflette, che sta lì a cercare, sì, il pelo nell'uovo, eccetera. E non per niente Leonardo abbiamo detto che è un po' il capo. Sì, Leonardo è il leader sul campo di questi quattro fratelli. Perché è lento a decidere, quindi sì, sono, le scelte sono ben ponderate, sì, sono ben pensate, ed è molto, è una persona stabile, che crea stabilità nel gruppo e che è collaborativo con gli altri. Esatto. Quindi è una buona persona per, diciamo, per fare il leader, per fare il capo, perché non vuole primeggiare sugli altri, ma vuole, diciamo, collaborare, mettere un po' tutte, sì, le scelte da valutare, da decidere cosa è meglio, cosa no. Cosa no, esatto. Mentre Raffaello e Michelangelo li possiamo mettere nella parte più colorata, diciamo, del cervello, più così appunto impulsiva, più sentimentale, la parte più emotiva, che è appunto quella destra. Ad esempio qua sono un po' piccoline, poi... Sì, poi eventualmente posso... Vabbè, intanto la avviciniamo così, nel caso poi... Così, vediamo un po' se si vedono. Comunque c'è tutta la parte dove viene spiegata... La parte, ad esempio, destra è spontaneo, c'è un pensiero più fluido, è la parte che proprio quando noi ci sentiamo trasportati dal momento, bene, c'è la nostra parte destra del cervello che... Sì, diciamo, è quella che... Va. Siamo spinti dal cuore. Esatto, segue di più la decisione d'impulso, che può essere, che vale per Raffaello, lo vediamo spesso appunto scontrarsi con la personalità di Leonardo anche sulla sua leadership. Proprio per questo, proprio perché agli occhi di una persona impulsiva, una persona come Leonardo, quindi una persona amichevole, può essere appunto lenta. Oh, bene! E questo sarebbe il favoloso piano del nostro grande capo, stare qui seduti a grattarci? Non ho mai detto di essere il vostro grande capo. Già, però spesso ti comporti come se lo fossi. Davvero? Tu invece ti comporti spesso come un carciofo, sai? Rispetto a quello che farebbe una persona come Raffaello, quando in realtà... Nella vita reale ci vuole un'amalgama di un po' tutte queste personalità, però non tutti abbiamo tutte queste personalità. No, infatti diciamo che la nostra personalità, diciamo il nostro colore, dipende un po' dalla nostra intelligenza emotiva, quindi da quale parte, diciamo, è dominante in noi. Non che noi siamo solo un colore, no, ok? Esatto. Perché dipende dai momenti. Ma in base a, diciamo, avremo un colore che primeggia. Sì, primeggia, predomina. Predomina sugli altri colori. Quindi non stiamo dicendo che un colore è meglio di un altro. No, no, no. Ma che, diciamo, la collaborazione, sì, di tutti questi colori è fondamentale. Come anche è fondamentale in un gruppo, che sia un gruppo eterogeneo, quindi non il gruppo tutti, ad esempio, a cui prevale la, sì, diciamo la personalità blu o la personalità rossa, altrimenti si andrebbe troppo a cozzare. Esatto. Anche perché tante volte comunque, come dicevi, Raffaello e Leonardo magari litigano, esatto, però è utile, porta a un fine. Sì, porta a un fine, esatto. Quello che serve magari anche a voi, ci siamo scambiate, adesso io dico una cosa per voi e lei ha parlato alle tartarughe. Quello che potrebbe servire anche a voi nella vita reale è rendervi conto che se una persona non vi piace è proprio perché magari ha i due colori diametralmente opposti al vostro. Dico due perché se fate il test solitamente, sì, figurerà che avrete due colori di cui uno predominante. Io per esempio... oscillo sempre tra il rosso e il viola a seconda della fascia di età. No, a me l'hanno fatto quando ero più giovane, ero rosso e poi viola, adesso sono un po' più viola e poi rosso. Però quindi sei passato dalla parte
destra alla parte Sì, sinistra. diciamo che io uso, come tutti, uso entrambi gli emisferi, però appunto la parte sinistra è per andare a fare il pelo nell'uovo, appunto, per cercare le specifiche, la parte destra è per l'impulsività, non certo per l'espansività di Michelangelo, questo nel mio caso. Come si può dire? Per esempio, per come sono fatto io di personalità, una personalità amichevole a pelle la trovo difficile da gestire. Eccetto me. Ma io sì. Sì. Ma io ti in realtà io ti vedo più Michelangelo, eh. Ti vedo più Però ti è io usata ti amichevole, io ti sono vedo un più giallo. Michelangelo e Leonardo, Il effettivamente. giallo, il giallo è una persona socievole, Sì. una persona ottimista, che ama l'attività di gruppo. Sì. Sì. Quindi, cioè, io in Michelangelo dico sì, potrei Sì, essere. decisamente. Tra l'altro, purtroppo, vabbè, noi riusciamo, conoscendoci, riusciamo a capire quale tartaruga ninja siamo o quale colore della personalità siamo. Non possiamo purtroppo farlo con voi, ma se siete interessati potete scriverci o nei commenti qui sotto, oppure anche per messaggio, privato su Instagram. Se, tra l'altro, ecco, non vi ho ancora evidenziato tutti i vari social dove ci potete trovare, però. Potete trovarci su Instagram, appunto su YouTube, qua sotto nei commenti, anche su Facebook. Vi lascio qui sotto nella descrizione anche la mia email, eventualmente. Ci scrivete e noi vi Mandiamo. mandiamo il test in modo da scoprire quale tartaruga ninja siete. Se voi lo scrivete nei commenti qui sotto, la cosa è carina perché eventualmente. Lo scriviamo pubblicamente quale tartaruga ninja siete, eventualmente. Cioè, vi mandiamo magari sempre Il il test. test in privato e poi pubblichiamo, se volete, pubblichiamo quale tartaruga ninja siete. Quindi dicevamo che nessun colore è meglio di un altro, quindi non una personalità, no, non la personalità blu è meglio della rossa, non la verde è meglio della gialla, eccetera. È una sensazione che potreste avere voi perché chiaramente ognuno tira l'acqua al suo mulino. Quindi è chiaro che se voi siete rossi vi sembra di essere meglio di una persona che ha il carattere di Leonardo, quindi una persona con la bandana blu, una persona con la personalità verde. È chiaro che se siete gialli vi sembra di essere migliori voi di un rosso o di un viola perché prendete la vita O nel modo magari che piace a voi. anche all'inizio magari cozzate Sì. con la persona che ha un altro colore, diciamo, rispetto a voi. E vi ritrovate magari subito in sintonia con la persona che ha lo stesso vostro colore. Poi Esatto. io quello che dico sempre è vero che noi ci basiamo sul breve periodo, ma dobbiamo guardare anche il lungo periodo. Quindi magari tante volte anche trovarsi solo con le persone dello stesso colore non porta. Adesso parliamo di amicizia, ma non porta a un'amicizia duratura, perché magari è. Sì, è basata su cose che poi magari si litiga perché si Esatto. ha la stessa personalità. Stessa, Ti faccio io una esatto. domanda, può essere che io prendo sempre l'esempio mio perché ho in mente le mie percentuali. Io sono rosso e secondariamente viola, ipotesi. Conosco una persona che è viola e secondariamente blu, sto tenendo i colori delle tartarughe. Può essere che il fatto che abbiamo un colore in comune, ma che non sia il dominante di nessuno. Può essere motivo di un'amicizia Meglio, migliore perché certo, nessuno perché si. comunque riuscite a trovare un punto in comune, un punto in accordo. Poi c'è la vostra, diciamo, la vostra personalità che è la personalità dominante, che sono diverse tante volte appunto nell'amicizia. Io parlo di amicizia, ma anche in una qualsiasi relazione è fondamentale avere due punti di vista diversi. Sì. Ma anche delle cose in comune, dove co per andare d'accordo, dove incontrarsi. Quindi serve sia parte dove scontrarsi, perché alla Giusto. fine un vero rapporto si basa anche sulla discussione, che non per forza una discussione negativa, la discussione porta anche a qualcosa di positivo. E invece punti di incontro.
magari le attività che vi piacciono riuscite a farle insieme, sì. Piuttosto che quando avete bisogno di un momento di stop tutte e due riuscite ad essere d'accordo. Mm-hmm. Tante volte invece ci sono personalità dove non capiscono che uno ha bisogno di rimanere da solo e l'altro ha bisogno sempre di stare in gruppo. Certo, sì. Quindi... ed è per quello che poi le amicizie vanno via via ad affievolirsi, perché uno va a cercare magari persone più simili a come sta meglio, ovviamente. Tra l'altro, vabbè, un'ultima cosa che volevo dire sulle tartarughe. Proprio perché, se ci fate caso, appunto per questa cosa che dicevo, che comunque si creano anche delle amicizie interne, Donatello e Michelangelo, soprattutto nel film, quello del 90, hanno una fantastica amicizia nonostante abbiano dei caratteri che non c'entrano nulla. Cioè Donatello è quello riflessivo e quello un po' nerd, Michelangelo è quello che appunto che ci mette il cuore in quello che fa, ma riescono a creare un rapporto di battute che è solo loro, cosa che purtroppo in molte altre versioni delle tartarughe non è stata così evidenziata. È stato invece evidenziato sempre che Raffaello e Leonardo si scontrano, appunto, però questo appunto è perché anche Raffaello ha un'indole da leader che però va a cozzare coi metodi di Leonardo. Perché abbiamo detto Raffaello più impulsivo, esatto. Gli piacciono le decisioni rapide, non deve stare sì. a pensare, invece Leonardo è totalmente l'opposto. Sappiamo che Raffaello comunque è molto protettivo con Michelangelo, mm-hmm. perché sa che Michelangelo è appunto vive con il cuore in mano, quindi vive con i nervi, è troppo buono, come sì, diciamo, con i sentimenti scoperti, diciamo, e quindi Raffaello, che è molto impulsivo, lo protegge da questo punto di vista, cioè lo vede proprio come un fratellino da proteggere. Raffaello e Donatello si trovano, perché almeno nelle varie incarnazioni, nei cartoni così, hanno comunque l'intelligenza abbastanza simile, cioè Raffaello riesce un pochino a capire quello che dice Donatello. Accidenti, perché non mi hai staccato direttamente le labbra? Io lo sai che amo essere... Cominciamo proprio da qui. In ultimo, Leonardo e Donatello appunto non hanno grossi momenti insieme, però anche lì vedi che ragionano, diciamo... Michelangelo è quello un po' più... non è stupido, però è quello un po' più bambino, sì, un po' più bambinone. Comunque si vede che Donatello e Leonardo riescono a ragionare insieme anche sulla strategia di un piano d'azione. Per però esempio. Dicevi che non hanno tanti momenti insieme. Non li mostrano molto, però sì, chiaramente Leonardo... Scusa sì. se ti interrompo, potrebbe anche essere il fatto che, essendo tutte e due più sì. nella parte sinistra, quindi si vogliono bene, collaborano bene, usano la stessa strategia, ma non c'è quella affinità. Non c'è trasporto. Esatto, non c'è, perché usando un pensiero più logico, oggettivo, sì. razionale, lineare, è chiaro. Viene meno, sono messi in seconda parte i sentimenti, le emozioni. Poi ovviamente a livello narrativo è ovvio che è meglio far vedere un conflitto che non una cosa che va sempre certo. bene. Però appunto Leonardo e Donatello sono quelli che più potrebbero organizzare un piano d'azione, che viene sicuramente magari mandato a fanculo da Raffaello perché fa quello che vuole, e da Michelangelo perché si è distratto e non ha ascoltato. Però questa è la famiglia delle Tartarughe Ninja. Siamo curiosi di vedere voi. Esatto. Se volete che approfondiamo, si può fare anche una live, ovviamente, con Streamer, con Skype, nel senso non saremo fisicamente presenti, però potremo fare una live. Ormai con questa tecnologia. Esatto. La facciamo sul sito Viola, la live. Chiediamo aiuto a Leonardo e Donatello. Per organizzare, esatto. Io... stavo pensando, per il lancio di questo video potrei fare anche una live sempre sul sito Viola, in cui si guarda insieme i film delle Tartarughe Ninja, dato che sono su Amazon Prime Video, quindi possiamo fare un video party tutti assieme, se vuoi sei invitata, certo. sempre in videoconferenza, e poi potremmo fare una live specifica proprio in cui parliamo solo di questo.
Vi ricordo tutti i social che ve li ho messi anche all'inizio, però li dico qua e vorrei dire anche i tuoi social, perché tu adesso stai facendo dei video su YouTube. Sì, allora io ho la mia pagina Instagram, Fabiola Salmi Psicologa, e collaboro con CircleNet, quindi c'è il canale YouTube, la pagina Facebook e la pagina Instagram di CircleNet, poi Sì, metterai metto tutto. tutto in descrizione, così sono link cliccabili e poi magari qua in sovraimpressione vi metto cosa abbiamo. Quindi c'è Instagram, c'è YouTube, ovviamente siamo qua, iscrivetevi al mio canale, iscrivetevi al canale di CircleNet, vi metto tutto in descrizione. Io ho anche una pagina Facebook, No Mamma Ammazzo Cose Nerd su YouTube. Vabbè, ho aperto TikTok, ma non so, nel senso ogni tanto faccio dei video per richiamare al fatto che è uscito un video su YouTube. C'è il sito Viola che non si può nominare perché sennò scendono le visual, però sul sito Viola farò delle live anche in merito. Allora promuoviamo questo video, questa Sì. uscita con un TikTok. Esatto, ovviamente. Adesso faremo un TikTok, cercheremo il modo di fare un TikTok per questo video. Con questo è tutto, e ti ringrazio che mi hai Grazie a te, ospitato grazie a nel tuo voi. studio. Come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto. Ci vediamo nel prossimo video. Arrivederci. Ciao. Ciao.